Raccontando la genesi di questo libro, in realtà spiego cos'è il libro stesso. Prima di tutto c'è uno spunto che mi viene da un personaggio importante del nostro tempo, un personaggio che non c'è più, ma che ha condizionato le nostre vite attraverso quelle cose che teniamo in tasca, smartphone, che usiamo ormai per leggere, comunicare, Steve Jobs. Steve Jobs disse: i Beatles sono il mio modello di business. Curioso, detto da uno che di business capiva parecchio, ed era affascinato soprattutto dal modello del quartetto creativo, il quartetto come moltiplicatore dei talenti individuali. Cosa consiste questo organo di cui tu sei presidente, questa associazione? Questa è un'associazione che è formata da associazioni, e cioè intanto c'è l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della Stampa, poi c'è Amnesty International, l'UNHCR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, eccetera. Lo faccio breve. Nel 2008 i giornalisti italiani hanno adottato un codice deontologico che si chiama Carta di Roma, perché è stata fatta semplicemente a Roma per questo, e che contiene alcune indicazioni su come i giornalisti devono regolarsi quando parlano di immigrazione. Cioè l'informazione, perché abbiamo questi risultati così, la popolazione così disinformata, no? Noi tendiamo a fare un'informazione che intanto per una certa misura è anche ovvio, no? È molto ancorata alle grandi notizie, no? Si nota questo, che se si guarda la sequenza dei telegiornali, no, negli ultimi 5-6 anni, e si fa una curva, no, che corrisponde a quante notizie sono state date sull'immigrazione, no? Diventa, diciamo, un elettrocardiogramma, no? Che è sovrapponibile alle scadenze elettorali, cioè i picchi, no? I momenti in cui si parla maggiormente di immigrazione coincidono con il momento in cui si va al voto. Questo è una dimostrazione anche visiva di una tendenza generale dell'informazione italiana, cioè quella di seguire l'agenda politica.